Per riflettere sul tema delle malattie sessualmente trasmissibili, l'abuso di alcol e droghe, soprattutto da parte dei più giovani, l'assessorato alle politiche sociali del Comune ha promosso un pomeriggio di dibattito organizzato con l'associazione Vola, Volontari Ospedalieri Lotta AIDS. È l'occasione per avviare un confronto su un fenomeno di cui si parla poco, ma che coinvolge un gran numero di ragazzi e adolescenti inconsapevoli delle conseguenze che comportamenti irresponsabili possono provocare. Siamo un gruppo di infermieri e di medici che vogliono rilanciare un messaggio di prevenzione sulle infezioni sessualmente trasmesse, in quanto i dati nazionali sono abbastanza allarmanti. Abbiamo circa, secondo il COA, Centro Operativo AIDS, l'UNAIDS e l'OMS, circa 4.000 nuovi casi all'anno di giovani che si ammalano appunto del virus dell'HIV. Il nostro messaggio di prevenzione è di utilizzare le giuste precauzioni, di stare attenti magari anche quando si esce il sabato sera e di non esagerare con l'alcol. Spesso nei nostri messaggi raccontiamo la nostra esperienza tra un cicchetto che è uguale a un bicchiere di vino e una birra, quindi i giovani, se sono consapevoli di questo, riescono anche a comprendere che magari una serata dopo la discoteca non guidano una macchina e quindi sono abbastanza attenti sotto questo aspetto. I giovani non è che sono poi tanto attenti alla necessità di fare sesso protetto, quindi c'è una grossa superficialità nelle informazioni che hanno, anche perché poi sembrerà strano, ma in un mondo in cui siamo informati di tutto su internet, molto spesso le notizie non sono filtrate. La preoccupazione è quella che i giovani possono avere rapporti sempre più in età più precoce e quindi approcciano al rapporto sessuale senza avere cognizione delle patologie che possono essere connesse con questo tipo di attività. Il convegno, che ha visto la partecipazione di medici ed esperti del settore, è servito a fare il punto sulle attività che i volontari svolgono sul territorio e condividere un percorso di azioni possibili da mettere in campo tra le diverse istituzioni ed associazioni del terzo settore. Un tema di cui si parla ancora troppo poco, di cui si ha poca conoscenza, perché forse si pensa sempre che sia molto lontano, cioè le malattie sessualmente trasmissibili. È un tema che chiaramente riguarda tante fasce della popolazione in maniera anche un po' inaspettata, ma soprattutto interessa i nostri ragazzi, i nostri giovani. Troppo poco forse ne sappiamo noi adulti e troppo poco noi riusciamo ad informare e a proteggere in questo senso i nostri ragazzi. E qual è la funzione dell'amministrazione pubblica? È quella di sensibilizzare, promuovere, ma anche conoscere in maniera più approfondita questi temi, in maniera tale da offrire poi degli strumenti per prevenire o comunque per informare sempre di più la popolazione, adulti e ragazzi, nelle modalità che noi riusciremo anche a concordare tra diverse istituzioni, quindi raggiungendo le scuole e non soltanto, i luoghi informali, ma avendo proprio quella consapevolezza dei rischi che i nostri ragazzi affrontano nella vita quotidiana.